Ma se io adesso così ti chiedessi perché soffri, perché sei triste, probabilmente tu mi rideresti in faccia. E ci sta, la risposta sembra solo apparentemente molto semplice, ma in realtà quello su cui voglio farti riflettere oggi è la grande sfaccettatura delle tue emozioni. Perché se noi guardiamo alla sofferenza come un complessivo, come un qualcosa della serie, vabbè. È perché lei mi ha lasciato, lei non c'è più, non posso averla, ok? Non ce ne facciamo nulla. Al fine di poter elaborare efficacemente il lutto, dobbiamo scomporre la sofferenza nelle sue componenti principali. Tra l'altro, tu lo sai, se mi segui da un po', che la consapevolezza è forse uno dei concetti cardine proprio della ripresa personale. Perché quando noi abbiamo consapevolezza, accettiamo come stanno le cose. E riusciamo ad avere una visione chiara che quindi ci tolga dalla zona di incertezza, ecco lì che soffriamo meno. Non ti dico che diventiamo dei monaci zen perché quella roba lì non è assolutamente il mio intento, però quello di soffrire meno ed accettare meglio la situazione e vivere le tue giornate con meno apatia, sì. Partiamo dall'ego di possesso, quindi il fatto che tu non possa più avere tua l'altra persona. Tutti noi abbiamo un ego di possesso, chi più chi meno marcato, e questo ego viene particolarmente lesionato nel momento in cui sappiamo che lei ha un'altra persona. Mi dirai, bella scoperta, ma intanto è così. Per cui rifletti bene, è veramente lei come persona, come essenza che ti manca, o il fatto semplicemente che ti fa rodere è che lei abbia un altro? Non avete idea, infatti, di quante persone ho seguito che hanno lasciato loro. Abbiano questa componente piuttosto sviluppata. E per carità, ribadisco, non è mio intento biasimarti. Tra l'altro, tu lo sai che nelle tecniche che io ti faccio utilizzare, soprattutto se hai perso attrazione, desiderio, passione, è proprio quello di stuzzicare l'ego di possesso, ferire l'ego di possesso dell'altra persona. Ferire, per modo di dire, toccarlo, toglierla dall'indifferenza premendo quel tasto, proprio perché è una cosa connaturata in noi, praticamente. Legato a questo, tu lo sai che c'è il concetto di solitudine, quindi molto spesso non ti manca lei, ma ti manca il ruolo che lei svolgeva, che è ben diverso, per cui sostanzialmente se ci fosse al suo posto un'altra persona che fa le stesse identiche cose e che ti vuole alla stessa maniera, beh. Diciamo che probabilmente non proveresti forse tutto questo gran dolore. Mamma, non ci posso credere, mi ha mollato! Oh, figlio mio, le ragazze vanno e vengono, ma avrai sempre la tua famiglia. Questo si rifà soprattutto alle persone che hanno scarsa abbondanza. Questo forse te l'avevo già detto. Ossia, tanto più la tua vita è appagante sotto altri versanti, tanto meno tu accusi il lutto da separazione. Questo è vero nella stragrande maggioranza dei casi. L'altra piccola porzione che rimane fuori sono quelle persone che nella loro vita non hanno avuto grosse difficoltà, non hanno subito grossi contraccolpi emotivi, lutti, perdite, tradimenti e cose di questo tipo. Per cui persone che magari non hanno sviluppato sul campo una grandissima resilienza. E tale cosa fa sì che un evento traumatico picchi 10 volte di più di quanto non farebbe in una situazione già più allenata, allenata dall'esperienza di vita. Per cui di solito questi sono i due modi in cui reagiscono le persone. Quindi nel caso della solitudine pura, a te manca una persona al tuo fianco. Caspita, lavoriamo in maniera seduttiva per ampliare il tuo circolo sociale, ampliare un po' la tua abbondanza. Perché se tu mi dici, Marco, sai, tutte le componenti che hai espresso nel video, io ce l'ho un po' tutte, ma penso che sia normale, ma per carità ci mancherebbe. Ma se tu riesci a discernere, mediante una buona introspezione, che è soprattutto il ruolo della persona che ti manca, quindi il fatto di avere delle attenzioni, beh, allora il problema lo possiamo risolvere guardando oltre. A meno che ovviamente la tua ex non valga così tanto la pena, che allora ci lavoriamo su. E ti dico la verità, nella maggior parte dei casi, quindi la maggior parte delle persone che si rivolge a me, obiettivamente vede questa cosa. Un'altra ragione che io sento tantissimo
è il senso di colpa. Prima di continuare, io ti ricordo che sono Marco, consulente relazionale, laureato in psicologia, e che se vuoi migliorare il tuo benessere a seguito della rottura, ti invito ad andare ai link in descrizione al fine di accedere ai miei servizi premium, oppure sul mio sito riconquistafacile.it. Perché dai, insomma, non vuoi forse fare le cose al meglio? Cosa vale di più della tua salute? E poi naturalmente iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato e piazza un bel like al video, ma solo se lo gradisci. Tu ti senti in colpa per aver fatto soffrire la persona che amavi. Questo senso di colpa ti spinge sostanzialmente a soffrire molto molto di più, perché è come se fosse una sofferenza doppia. Da un lato è tutto il lutto da separazione da doverti sobbarcare e dall'altro ovviamente le irresponsabilità che sai che possono aver portato alla fine della relazione. Leggo su blog, siti, non devi cercare di chi sono le colpe, perché le relazioni finiscono ed è perfettamente normale. Ma assolutamente no. Ricercare le cause in una rottura è essenziale. Che poi tu lo sai bene, ci sono cause visibili e cause invisibili. Cause invisibili che dipendono magari dal contesto, dal modo in cui l'altra persona impazzisce così a caso, e cause visibili che se tu impari a gestire, nella prossima relazione, che sia con lei che sia con un'altra persona, non metterai più in atto, quindi è essenziale scavare a fondo. Non è essenziale invece indossare il cilicio, perché d'altro canto, chi di noi non ha mai commesso errori che hanno distrutto una relazione? Chi, mi chiedo? Tutti noi siamo stati o troppo servili, almeno una volta, oppure ci siamo impegnati poco nella relazione. Punto, questi sono fatti. Anche perché, se no, come impari veramente? Noi impariamo sull'esperienza. Per quanto una persona possa narrarci le cose, abbiamo bisogno di sbatterci la faccia. Sbatterci la faccia è il più grande insegnamento che la vita ci possa dare. Tra l'altro, apro una sottocategoria, rappresentata dal fatto che l'ex molto spesso dopo la rottura ci mette il carico da 90. Sei stato tu con i tuoi comportamenti ad allontanarmi, quindi non biasimare me. Quando in molti casi, e tu sai benissimo che la croce è formata da due bastoni, lei semplicemente non si assume la proprietà di uno dei due. No, è colpa tua, è colpa tua. Così, sai, molte ex si lavano la coscienza, come per dire, vabbè, colpa sua, io non mi devo sentire in colpa, perché è un ragionamento che si fa anche dall'altra parte, tutti affari tuoi. Che poi l'altra persona davvero magari ha delle responsabilità. Supponiamo che ad esempio tu stavi cercando di comprare casa perché lei aveva la smania di andare a convivere. Ok, però non si può neanche prendere la prima baracca che capita sotto tiro. Quindi magari ci ha messo un po' più di tempo, lei si è stufata e ha detto vabbè, non vedo un futuro con te. Di chi è la colpa in quel caso? Scusami, eh. Cioè, tua perché non hai fatto le cose dall'oggi al domani o sua per il fatto che non ha avuto la pazienza di aspettare? Capisci che ti voglio dire? Quindi impara comunque sia a dividere le responsabilità in modo tale da non portarti sulla schiena il fardello di ben due persone. Vabbè, ci sono delle concause. È un periodo stressante, soffri anche perché ci sono altre cose negative da dover gestire. Soffri, come ti ho detto prima, perché c'è incertezza della serie. Non riesco a capire come sia possibile che prima stavamo così bene assieme e adesso non sembra esserci più nulla. Poi lo sai bene, in molti casi non è che non c'è più nulla, è che c'è meno rispetto a prima, sei sceso sotto lo standard, lei vede tutto nero perché le ultime cose vanno a coprire il bello che c'è stato prima, insomma vabbè, questo lo sai già, eh. Beh, anche lì ragazzi, lavoriamo bene sui vostri traumi. Se siete a conoscenza del fatto che abbiate magari uno stile d'attaccamento insicuro, quindi siete persone che temono sempre di essere rimbalzati dall'altra persona, hanno un forte trauma dell'abbandono perché in qualche modo hanno sofferto già a livello genitoriale, perché ricordiamoci che molto di quello che noi siamo lo dobbiamo alle relazioni significative d'attaccamento che abbiamo avuto nei primi anni della nostra vita, primi anni, adolescenza, insomma quando eravamo in crescita, in formazione. E diciamo che il modo in cui ci hanno fatto sentire le figure di riferimento influenza molto il modo in cui ci rapportiamo agli altri. Per cui mi piacerebbe che tu sfruttassi questa occasione per capire molto di più di te, che facessi un'analisi profonda su ciò che sei e su come il tuo vissuto abbia influito o stia influendo su di te in questo momento. E ovviamente, vabbè, è normale, soffri perché
ami quella persona perché provi del sentimento. E allora va benissimo, cerchiamo di fare il possibile però per non diventare dipendenti da tale persona e riproporci, se dobbiamo farlo, nel migliore dei modi, nei tempi migliori. Perché nella maggior parte dei casi il sentimento è sano, nessuno ti vuole distogliere dalla riconquista e sai benissimo che io sono qua apposta.